Parti pure, Nelly. Il Covid aveva distrutto tutti i progetti di Bea e dei suoi nuovi cugini. Il segnale è disturbato, eh? Ah, ora va meglio. Dunque, Bea era relegata in paese, Gustavo nel suo ufficio di Lione e l'architetto stava andando in depressione nella sua villa in collina. È caduto il segnale. Che faccio? Ah. Ok. Solo Bea aveva ancora qualche speranza e infondeva fiducia ai suoi partner. Ora il segnale è basso, molto basso. Che devo fare? Vabbè. Vale. Non si poteva tradire François Bernard per così poco. Senti, basta, riavvolgi tutto e ne facciamo un'altra, dai. Cominciava dunque a nevicare. Il sindaco sapeva che anche quella notte non avrebbe chiuso occhio. «La vita è un film», diceva Oscar. «Prima o poi si rompe la pellicola». Poi continuava a versare vino ai cardiopatici e a tagliare salame agli ipertesi. Solo Bea poteva capirlo. Già, ma... a proposito di Bea. Riccardo Umbert. A proposito di Bea. Edizioni Il Graffio. Dal 15 aprile in libreria. E ovviamente nel bar di Oscar.